Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 26 ottobre. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i Suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. Siamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 19, e Gesù conclude il suo insegnamento sul tema del matrimonio. La domanda che gli era stata posta dagli scribi e farisei era se è possibile, per qualsiasi motivo, rimandare la moglie, ripudiare la moglie, e Gesù dice che non è possibile. Quindi spiega la indissolubilità del matrimonio, questa verità che è radicata nel desiderio vero del cuore dell'uomo, che desidera l'amore per sempre, ma che poi è rifiutata da tantissime culture e anche dalla cultura contemporanea, che ha fatto del provvisorio l'idolo della libertà individuale, il Moloch a cui sacrificare ogni valore. Ebbene, Gesù ci dice la verità, mettiamocela nel cuore: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. E l'adulterio è un grave peccato. I discepoli però, invece di reagire con gioia a questa rivelazione, ci rimangono male e dicono una battuta che per sé suona molto infelice: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Cioè, se non puoi comandare, se non puoi neanche rimandarla via, non sposarti. E Gesù prende questa parola, che in realtà mostra una mentalità molto gretta, e la ribalta. E anche questa parola diventa un'occasione per una rivelazione ancora più difficile e straordinaria. Dice infatti che non tutti capiscono questa parola. La parola è: non conviene sposarsi, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Ed ecco che Gesù rivela che se alcuni non possono sposarsi perché sono nati così, eunuchi, quindi non in grado di sposarsi, altri vengono resi così dagli uomini, e ricordiamo che al tempo di Gesù vi erano effettivamente persone rese eunuche, che venivano castrate perché avevano soprattutto gli schiavi, perché a loro venivano affidati dei compiti particolari. Ma ecco, ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Qualche esegeta, tra l'altro, ipotizza che dietro questa parola così dura ci sia, e al tempo stesso così bella, perché rivela la via della continenza volontaria, la via della castità perfetta vissuta per il regno dei cieli, che è una via di santità che migliaia, migliaia e migliaia di cristiani, uomini e donne, hanno percorso nei secoli, facendo della scelta del cuore donato interamente a Dio una via di amore grandissimo anche per gli uomini. Ebbene, questa parola, secondo alcuni interpreti, potrebbe essere anche un ribaltamento di un insulto rivolto a Gesù, perché in effetti Gesù non si è mai sposato, e questo alla sua epoca era una cosa veramente strana. Ed ecco allora che Gesù ci indica la via per un amore più perfetto, quella via che percorse anche San Paolo, senza negare però la perfezione e la bellezza del matrimonio cristiano, ma indicando nella via del cuore interamente consacrato a Dio, della continenza volontaria, del celibato per il regno, della verginità perfetta per amore di Dio, una via da percorrere con gioia da parte di quelli che sono chiamati. Ecco perché Gesù chiude: chi può capire, capisca. Preghiamo dunque per quanti sono chiamati su questa via, perché la percorrano sempre con gioia e con fedeltà,
e perché donando tutto il cuore a Dio diventino esempio di vero amore per i fratelli, e perché non tradendo mai le promesse fatte possano indicare a tutti la gioia dell'amore che viene da Dio. E continuiamo a pregare, cari fratelli e sorelle, per la pace. Buona giornata. La Vergine Maria, la regina della pace, ci protegga. Sia lodato Gesù Cristo.